Pronti? Possiamo andare? Allora, buonasera a tutti, benvenuti. In questo momento parte l'Assemblea Internazionale di Città Slow del 2020, un anno sospeso, non saprei come meglio definirlo, ma in ogni caso l'Assemblea in presenza è garantita da un gruppo di sindaci Città Slow che stanno arrivando tra oggi e domani e poi soprattutto dalle decine e decine di sindaci, sono quasi 200, che parteciperanno online all'assemblea di domani. Abbiamo voluto inaugurare l'assemblea con questo punto di riflessione scientifica sul tema della forestazione, degli alberi. Il tema esatto è cambiamenti climatici, il bosco oltre il limite, il valore degli alberi tra natura e città, e questo perché è uno dei cardini di quello che stiamo portando avanti come Città Slow da 21 anni ormai in tutto il mondo. La natura, il rapporto con la natura, il rapporto con l'albero, e questo è il tema che affronteremo oggi con i nostri due relatori che abbiamo invitato, che poi andrò a presentare, ma prima passo la parola al nostro vice sindaco Angelo Ranchino del Comune di Orvieto, che porta il saluto a tutti. Buonasera a tutti, intanto vi ringrazio di essere ai presenti, ringrazio per essere intervenuti e a quelli che ci ascoltano online ringrazio per l'attenzione. È un anno che io definirei sfortunato, tu l'hai definito sospeso, io lo definisco alquantomeno sfortunato. Sfortunato perché avremmo avuto piacere di accogliervi in un altro modo, questa è un'edizione molto ridotta rispetto a quello che con Pier Giorgio avevamo deciso di fare, e quindi purtroppo siamo costretti a, diciamo così, lavorare all'osso cercando di fare lo stretto indispensabile, e mentre avrebbe potuto essere un'occasione per un incontro internazionale nel quale magari confrontarci su temi anche più importanti e, diciamo, avere più tempo per discutere di questi argomenti. Come Comune di Orvieto io sono molto orgoglioso di essere ancora una volta, diciamo così, protagonista di questa assemblea, perché è un appuntamento molto importante per noi, e Città Slow è divenuta nel tempo una parte fondamentale dell'azione, diciamo, amministrativa del nostro comune, e si candida ad esserlo ancor più perché le iniziative che sono in corso, che tutti conoscete, dalla piattaforma di e-commerce, piuttosto che i percorsi turistici che sono in corso di sperimentazione, sono ulteriormente elementi che possono dare una maggiore spinta alle nostre attività locali. Io credo che anche l'internazionalizzazione, abbiamo avuto con Pier Giorgio l'onore di accogliere delle delegazioni straniere che purtroppo poi sono state interrotte come relazioni, diciamo, da questo periodo di molto sfortunato, ma abbiamo avuto numerose interlocuzioni con delegazioni cinesi, con delegazioni coreane, e questo ci fa molto piacere perché l'interesse che Città Slow sta suscitando in questi ambiti e l'oggetto, cioè il contenuto, il messaggio di Città Slow è diventato condiviso ormai e conosciuto in tutto il mondo, e questo ci fa ben sperare per ulteriori, diciamo, successivi e futuri sviluppi. Io quindi non vi prendo altro tempo, vi ringrazio per essere intervenuti, e vi porto i saluti del sindaco che sarà domani presente personalmente. Oggi abbiamo una giornata abbastanza folta di impegni e quindi ci siamo divisi i compiti. Domani sarà presente per salutare tutti gli ospiti all'Assemblea Internazionale e poi, diciamo, anche essere presente ai lavori, e vi do l'in bocca al lupo per questo fine del 2020 e per un 2021 migliore di quello che è stato quest'anno, e un buon lavoro per i lavori, appunto, dell'assemblea. Grazie. Grazie al nostro vice sindaco Angelo Ranchino, e quindi procediamo con i nostri lavori, e presento subito i nostri relatori, che ringrazio per la partecipazione. C'è il professor Francesco Ferrini, che
ci parla da Firenze. È un professore Università di Firenze, è professore di arboricoltura e comunque anche presidente della scuola di agraria e in particolare il Dipartimento d'Agri, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali. Ma in sostanza è uno dei massimi esperti di arboricoltura al mondo, quindi non solo in Italia. E siamo onorati di averlo con noi questa sera per parlare, tra l'altro, sul ruolo degli alberi nella gestione degli eventi meteorici estremi. Come sapete, di questo, questo è un tema molto attuale. E a proposito di attualità e anche di attualità dimenticata, presento subito anche il secondo relatore, il dottor Diego Cason, sociologo da Belluno, è docente di discipline giuridiche ed economiche e studi e ricerche sociali, è molto impegnato anche in progetti di ordine diverso, per esempio sul portato intergenerazionale, sul lavoro femminile e anche sulla nuova residenzialità in montagna, in altura. Ed è presidente e socio fondatore del BARD, Movimento per la Rinascita delle Comunità delle Dolomiti Bellunesi. Con lui parleremo a proposito appunto di insostenibilità del sistema attuale in cui operiamo, di quello che è successo 2 anni fa, in particolare un po' dimenticato, un po' sottaciuto, il disastro Vaia che coinvolse peraltro 494 comuni, 2.306.000 ettari di boschi e di foreste con l'abbattimento di circa 18 milioni di alberi, che è il più grosso disastro forestale che sia noto in Italia nella storia, almeno da quando c'è qualcuno che prende nota. Per cui di questo oggi parleremo, ma la parola prima al professor Francesco Ferrini, che entra un po' anche nel rapporto con la città, perché siamo oltre il limite, no? Il bosco oltre il limite. Città Slo ha fatto dal 1999, quando proprio qui a Orvieto fu fondata l'associazione, ha messo il senso del limite al centro di tutte le nostre, i nostri punti qualificanti e i nostri progetti. Il turismo con il limite, l'economia con il limite e anche il consumo, naturalmente, con il senso del limite, con l'equilibrio. L'equilibrio degli alberi, poi ce lo dirà il professore, il cosiddetto bosco a climax, climacico, non so se possiamo chiamarlo così, è veramente raro oggi da trovare in giro per il mondo. Quindi vorremmo sapere da lui il rapporto tra la foresta, il bosco e naturalmente quello che stiamo facendo e pensando di fare dentro le città e quello anche che si sta già facendo. Sono sicuro che la sua relazione sarà estremamente originale e illuminante su questo specifico punto. Si parla tanto di bosco nella metropoli, di verde urbano, ma c'è modo e modo di trattare questo argomento estremamente delicato e importante. Prego. Grazie mille, grazie anche per la bella introduzione. Vediamo se poi alla fine penseranno anche gli altri, esperto, no, di arboricoltura. Intanto io condivido il mio schermo. Dovreste vedere lo schermo, immagino. Sì, sì. Ok, perfetto. Allora, appunto, come il moderatore ha introdotto, io vi parlerò un po' di quello che è il ruolo degli alberi nella gestione degli eventi meteorici estremi. Questa foto è una foto di una alluvione locale, un allagamento a Orvieto qualche anno fa. E vedremo come gli alberi possono darci una mano anche in questo problema che purtroppo è causato da una insostenibilità dei nostri comportamenti e delle nostre azioni. Soprattutto dobbiamo capire e sapere cosa è che ci riserverà il futuro. Purtroppo sappiamo che il futuro, e già adesso, il presente, direi, ci riserverà dei periodi lunghi, molto siccitosi, alternati purtroppo a piogge torrenziali, a tempeste che ormai investono tutto il paese e che hanno investito anche in questi giorni l'Italia, in particolar modo una parte della Toscana e anche il Lazio e il Sud Italia. Quindi dobbiamo conoscere, in qualche modo cercare di essere predittivi su quello che ci riserverà il futuro.
E abbiamo un po' parlato, chiaramente un anno molto strano, un anno che forse potrebbe, mi auguro anzi, che ci abbia insegnato qualcosa. E la domanda è: cosa ci ha insegnato il Covid? Ci ha insegnato che c'è un modo anche per appiattire le curve, per in qualche modo frenare la salita, l'ascesa di un fenomeno. E ora dovremo un po' applicare quello che abbiamo fatto e che dovremo purtroppo fare anche adesso, visti i dati di questi giorni, nel frenare la diffusione del Covid alla crisi climatica. Scusa. E ovviamente dobbiamo anche porci delle priorità per quanto riguarda la prevenzione rispetto al recupero. Noi siamo molto bravi nella proattività, nella reattività, siamo molto meno bravi per quanto riguarda la proattività e soprattutto siamo veramente scarsi. Professore, mi sente? Scusi. Sì? Sì, vediamo le slide. Dovrebbe mettere, le vediamo solo una parte. Io ho messo tutto schermo, ho messo. Sì. Io tutto schermo. Può provare un attimo a ricondividere magari tramite l'app. Allora. Può provare a allargarlo tutto? Così è tutto largo. Tutto largo, ok. Sì. Perché vediamo solo una porzione. Non lo so. Sì. Questo è un monumento alla tecnologia. È vero. Stavo un attimo. Sì. No, ho provato a togliere lo schermo sulla destra, ma non... così? No. No. Vediamo sempre una porzione. Cioè, mi dispiace, ma non so, io vedo lo schermo mio sì. Completo. Adesso cosa vedete? È sempre una porzione di desktop, diciamo. Sì. Non ne ho idea perché... Ma dove la sta condividendo? Da Dropbox? No, sto condividendo dal desktop. Da Dropbox, sì. Ah, può provare a scaricarle o aprirlo dal desktop? Chiedo scusa, questo è in top, ma non... No, vabbè, non c'è problema. Ma perché ho paura che da Dropbox si vede in questa maniera. Esco un attimo, lo riapro. Ora cosa vedete? Ora tutto lo schermo, sì. Allora forse è quello che... Sì. Dicevo, questa è una novità, non ho sempre lavorato su Dropbox, io impara sempre qualcosa, avete visto? Okay, deve far partire la presentazione. Adesso? Si vede sempre tagliato. Non so che dirvi a questo punto. E io vedo tutto lo schermo. Ah, voi avete il 4.3 forse? Sì, esatto. Se non me l'avevate detto, io ho il widescreen. Ah, ok. Non so sinceramente, devo trasformare tutte, però vediamo un po' se non si perde niente. Adesso? No. Se no. Proviamo il 16 noni. Proviamo il 16 noni. Sì. Ma se fa partire la presentazione... Io sono già in modalità presentazione. Ah, già in modalità presentazione. Va bene, procediamo così. Si vede... Non lo so sinceramente, adesso ho anche cambiato il formato per cui... Sì. Non ne ho proprio la minima idea del perché è successo questo. Adesso cosa vedete? L'ho rimpicciolito. È sempre un po' tagliato. Ma tagliato sopra o sotto? Sia sopra che sotto. Per non farsi mancare niente, immagino.
Però l'immagine l'avrete tutta, cioè io ho tagliato in modo che rimanga il bianco sopra e sotto. Sì, vediamo un po' di bianco sopra e laterale. Però vedete tutta l'immagine adesso. Sì. Allora basta, no, non, okay. Va bene. Va bene così, cioè basta che vi date l'immagine, il bianco è bianco, quindi va non c'è problema. Okay. Mi basta che vi date tutto adesso questa qui, ecco. Ok, perfetto. Okay. Perfetto, facciamo così, mi dispiace ma non ho idea di quello che sia successo. Quindi dicevamo il Covid ci ha insegnato qualcosa, cerchiamo di impararlo perché chiaramente se noi riusciamo ad essere preventivi e predittivi avremo vantaggi enormi dal punto di vista economico e sociale, perché noi abbiamo adesso le tecnologie per poter affrontare anche la sfida climatica, e il problema è che dobbiamo allocarle in maniera corretta e ovviamente far sì che tutti insieme ci mettiamo con grande volontà per raggiungere risultati. Il problema è che si è parlato tanto di ripartenza, io direi è necessario un cambiamento più che una ripartenza, perché come diceva Einstein non è che possiamo pretendere che le cose possano cambiare se continuiamo a fare gli stessi errori, se continuiamo ad agire nella stessa maniera. È un po' diciamo quello che 500, più di 500 anni fa, quasi 500 anni fa, diceva un mio concittadino, cioè Niccolò Machiavelli, nel Principe, il capitolo 25 del Principe, praticamente lui suggeriva che nei momenti di calma, nei momenti, in realtà in quel momento si riferiva alla mancanza di guerra, cioè quando sono tempi quieti, vedete, non vi potessimo fare provvedimenti con ripari et argini in modo che crescendo poi o andrebbero per un canale. Praticamente lui gestiva in quel momento, era segretario a Firenze, e riferendosi alla gestione dell'alluvione che era stata qualche anno prima, diceva appunto che se noi facciamo prevenzione, se noi in qualche modo agiamo nei momenti di calma e di quiete, possiamo poi evitare i disastri ambientali. Purtroppo questa lezione, ormai appunto di quasi 500 anni fa, non l'abbiamo imparata. Per cui dovremo mettere a punto delle strategie per il futuro. E per vivere una vita felice, per essere anche slow, una vita realmente slow ma felice, dobbiamo fare in modo di evitare in futuro ciò che non potremo gestire. E mi rivolgo soprattutto agli amministratori pubblici ma anche privati, e gestire invece quello che abbiamo e del quale non possiamo fare a meno. È chiaro, questa frase è riferita agli alberi, ma può essere allargata anche alla gestione dell'intera città, cioè dovremo progettare, pianificare le città del futuro cercando di evitare ciò che avremo difficoltà a gestire, ma pensando anche che dobbiamo gestire un patrimonio, e Orvieto ne è una classica testimonianza, immenso dal punto di vista storico, ma un patrimonio purtroppo fragile, perché è fragile il nostro territorio. In realtà noi adesso abbiamo chiaramente questa emergenza sanitaria che è dovuta alla SARS-CoV-2 o Covid-19, come vogliamo chiamarla, ma in realtà questo non deve farci dimenticare, senza ovviamente sottovalutare l'emergenza attuale, quelle che sono le minacce ambientali per le aree urbane e non solo, direi per il mondo. Vedete, il cambiamento climatico ci costerà più o meno 8.000 miliardi di dollari nel 2050, l'inquinamento ci costava circa 5 miliardi di dollari nel 2014 e, cosa diciamo meno eclatante, ma la perdita di biodiversità ci è costata dal 97 al 2011, in circa 15 anni, qualcosa compreso tra i 2 e i 20 mila miliardi di dollari, mentre l'impermeabilizzazione del suolo, nel quale purtroppo il nostro paese è primo in Europa, ci è costata mediamente tra i 6 e gli 11 mila miliardi nel medesimo periodo a causa del degrado del suolo. E dobbiamo quindi tenere sempre in mente quello che è il valore multiplo della natura per l'uomo e anche per il luogo. E se guardiamo un po' ai costi che vi ho appena accennato, a quello che costerà o apparentemente costerà, sono le stime che ci dicono che diciamo l'epidemia alla fine costerà intorno ai 3-4 mila miliardi di dollari a livello mondiale, con un impatto sul PIL attuale del meno 4,5%. Sappiamo che il nostro paese purtroppo è molto più colpito, si arriva al 9-10% in meno, però a livello mondiale questo è il valore che ci costerà,
il prezzo che devono pagare per questa pandemia. E guardate un po', per mitigare l'impatto del Covid-19, che chiaro fa paura a tutti, cioè, ha cambiato completamente, ha stravolto le nostre vite, però sono stati stanziati circa 10 mila miliardi di dollari. Un enorme sforzo a livello economico, però diciamo Moody's, che è la famosa agenzia di ratings internazionale, ha stimato che il potenziale danno economico causato dal riscaldamento globale e ovviamente a monte dall'emissione di carbonio ci costerà circa 7 volte tanto, cioè 70 mila miliardi di dollari. Per cui è chiaro che dobbiamo affrontare con la stessa forza, con la stessa unione di intenti, anche la crisi, le crisi climatiche. Vedete che la Banca Mondiale, quindi un organismo riconosciuto da tutti, ha detto che circa 1.800 miliardi di dollari di investimenti entro il 2030, quindi investimenti che il mondo può sostenere, concentrati in quelle cinque categorie che ho elencato: allerta meteorologica, infrastrutture, agricoltura sostenibile, protezione delle foreste di mangrove che proteggono le aree costali, la gestione dell'acqua, produrrebbe benefici per 7,1 trilioni di dollari, vale a dire 4 volte tanto. E poi c'è l'inquinamento, non ne tratterò oggi perché non è argomento della mia presentazione, però considerate che durante la mia presentazione, purtroppo qui è sparito anche la scritta, della durata circa mezz'ora, 5 persone in Italia moriranno per inquinamento e addirittura 250 nel mondo. Questo vuol dire che a livello annuale si stima che muoiano dai 4 milioni ai 4 milioni e mezzo di persone nel mondo a causa, più o meno, per cause più o meno dirette legate all'inquinamento. Allora, com'è che possiamo adattarci? È una questione di visione. Noi abbiamo pensato, e tuttora purtroppo molti di noi pensano, con una visione ecologica, cioè che mette l'uomo al centro del mondo. E qui chiaramente Diego Cason dirà cose molto più precise di quelle che dico io. Dobbiamo passare a una visione ecologica, dove l'uomo è parte del mondo. Vedete la differenza? Io ho messo una serie di aggettivi, non so neanche se sono giusti, sotto una visione ecologica che quindi è autoritaria, è sbilanciata, è insostenibile, anche prevaricante nei confronti della natura. Invece una visione ecologica che è molto più olistica, è sostenibile e soprattutto è naturale e soprattutto è bilanciata. Quindi dobbiamo avere un vero e proprio cambio di paradigma. Non deve essere più il verde al servizio della città, ma la città al servizio del verde. Questi chirurghi che stanno operando sulla città a un certo punto si accorgono che gli manca qualcosa e chiedono a un chirurgo, un assistente che sta arrivando, degli alberi. In realtà dovrebbe essere all'opposto, cioè dovrebbero essere una città che entra la foresta, quindi chirurghi che stanno operando sugli alberi e qualcuno porta eventualmente i palazzi. E dobbiamo chiederci, visto che appunto parliamo di città, per chi saranno le città del futuro? Leo Hollis, in una sua presentazione sul TED, in cui presentò il suo libro Cities Are Good For You, domandava proprio questo, cioè saranno città per le persone, città per i palazzi o città per le auto? La stessa domanda più o meno se l'è posta qualche anno fa un altro studioso, un urbanista famosissimo, Peter Calthorpe, sempre in una sua presentazione sul TED, lanciò 7 principi per costruire città migliori. E infatti è una breve chiacchierata ma molto molto significativa, anche perché lui cita dei dati interessantissimi, per esempio Los Angeles, una megalopoli di 7-8 milioni di abitanti, ma estremamente diffusa sul territorio, si è mangiata una porzione di territorio della California meridionale enorme. Vedete che in 10 anni, dal 2008 al 2017, Los Angeles ha messo 4 miliardi di dollari di fondi per il trasporto pubblico e la circolazione dolce è zero per nuove autostrade, perché si è accorta di essere arrivata a un punto di non ritorno. E quindi Calto ci, con dei rendering, ci fa immaginare quella che potrebbe essere la città del futuro, non più una città in cui le auto sono padrone, ma in cui una città in cui gli alberi sono presenti, in cui la circolazione tranviaria, la circolazione dolce è più importante della circolazione automobilistica, una città, vedete, in cui palazzi, strade e auto possono convivere e anzi
come stanno facendo a New York, non solo possono convivere, ma in qualche modo una strada che era sostanzialmente una strada per le auto, come questa, vedete c'è il ponte di Brooklyn là dietro, può diventare, con pochi interventi, una strada per le persone, con piste ciclabili, con delle fioriere, comunque dove le auto non sono più le protagoniste principali, addirittura a una strada che può essere per le auto, perché abbiamo sempre due corsie, e per le persone, perché non abbiamo perso la pista ciclabile o la pista pedociclabile, ma è una strada per la gestione delle acque nel cesso, un problema che purtroppo annualmente ormai torna tra ottobre, novembre, dicembre e delle volte in primavera. Abbiamo dei periodi lunghissimi senza piogge alternati a periodi con piogge molto violente che dobbiamo in qualche modo gestire perché creano allagamenti, ma perché soprattutto poi perdiamo questa risorsa primaria per la nostra vita. Quindi com'è che possiamo intervenire? Dobbiamo intervenire con soluzioni che siano basate sulla natura, cioè le nature based solution, in cui le infrastrutture dovranno prevedere la presenza di aree verdi, prevedere la presenza di alberi e insieme costruire quella che è la prevenzione di eventi, soprattutto in questo caso alluvionali. Quindi nei processi di pianificazione e progettazione che le municipalità dovranno mettere in atto, il primo principio è di evitare gli impatti. Sappiamo che ogni qualvolta c'è un'urbanizzazione, c'è un impatto fortissimo sull'ambiente. È ovvio che dobbiamo fare in modo da preservare quanto più possibile le presenze naturali e usare tecniche di progettazione conservative. Il secondo punto è che dobbiamo ridurre gli impatti, cioè ridurre l'impermeabilizzazione del suolo, che è la che vi dicevo ci vede purtroppo al primo posto in Europa, con circa il 7,4% del nostro territorio che è coperto da materiali impermeabili. Quindi di fronte a un parcheggio come questo, che è un parcheggio che dovrebbe entrare in una rete di sostenibilità, perché il parcheggio che è all'uscita dell'autostrada a Firenze, che collega con la tranvia l'autostrada direttamente al centro, purtroppo è quanto di più insostenibile ci sia. Poche piante peraltro la specie sbagliata, molto asfalto e soprattutto si è completamente stravolto quella che è l'idrologia di quest'area, che già due o tre volte si è allagata perché sono stati tagliati dei piccoli torrentelli che passavano in quell'area. Comparato a un parcheggio come questo, c'è sempre un'area che è stata pavimentata, ma sono state utilizzate pavimentazioni permeabili e soprattutto c'è una presenza della componente arborea che è quasi predominante rispetto a quella dell'asfalto, che si limita, vedete, solo alle aree in cui le macchine transitano e anche dove fanno manovra, perché dove fanno manovra è tutto materiale completamente poroso e quindi lascia passare l'acqua. Il terzo è gestire gli impatti. Abbiamo detto che comunque l'impatto c'è in una situazione anche come questa, dobbiamo quindi gestirlo. Utilizzare tutte quelle tecniche che la ricerca internazionale ha messo a punto, le tecniche del low impact development americane, del sustainable urban drainage system anglosassone, inglese soprattutto, the water sensitive urban design, per gestire il deflusso delle acque. È chiaro che in una situazione come questa, ovviamente una situazione tipica di una cittadina americana, è facile, molto più facile lavorare. Da noi c'è un problema di densità sia della popolazione sia densità dell'urbanizzato, ma qualcosa si può fare. È ovvio che tutto questo prevede sì la presenza degli alberi, ma gli alberi non fanno tutto da soli, poi lo vedremo più nello specifico. Dobbiamo avere aree non pavimentate, nelle aree pavimentate dobbiamo utilizzare pavimentazioni porose, soprattutto nelle aree di parcheggio, dobbiamo fare in modo che l'acqua penetri nel terreno e quindi venga immediatamente o quanto più velocemente possibile convogliata nel terreno, fatta percolare verso gli strati più profondi, dove può essere più o meno permanentemente stoccata e poi eventualmente riutilizzata nei periodi invece in cui c'è carenza di acqua. Pensate che un albero adulto può intercettare fino a 3.000 litri di acqua, quindi sono 3 metri cubi, è una quantità notevole, ma non è solo un elemento di intercettazione, è anche il fatto che l'albero con la sua chioma può intercettare e rallentare
tantissimo quella che è l'azione battente della pioggia e può soprattutto rallentare il tempo di deflusso, cioè quanto tempo ci mette una goccia di acqua ad arrivare al sistema fognario, ed è uno dei migliori sistemi per evitare il fenomeno del flash flood, cioè di quegli allagamenti istantanei che durano pochissimo ma che possono essere veramente dannosi, addirittura qualche volta causare anche delle vittime umane. Com'è che avviene l'intercettazione? Vedete, c'è un'intercettazione da parte delle chiome, c'è un flusso lungo la chioma, un flusso lungo il fusto e poi c'è l'intercettazione da parte del terreno, l'infiltrazione. Io mi occupo di alberi, è chiaro che davanti a un albero una persona che non li conosce, che non lavora sugli alberi, è davanti a una pianta maestosa con una bella chioma. Vedete che tre cortecce diverse hanno un'efficacia diversa nei riguardi, per esempio, l'intercettazione del rallentamento delle precipitazioni. Una corteccia molto rugosa come quella in alto, addirittura vedete in placche come quella al centro a sinistra, che è a centro-sinistra, che è un cachi, rispetto a quella di un faggio, è ovvio che hanno un'efficacia e un'efficienza molto diversa nell'intercettazione delle piogge. E vedete, non solo è la specie che intercetta in maniera diversa, ma c'è anche ovviamente la densità della chioma, le proprietà della superficie fogliare, se le foglie sono abbastanza grandi, ricche di tomentosità, se sono inserite ad angolo retto anziché ad angolo acuto. E poi ovviamente ci sono le pratiche gestionali, le ondate di calore e di siccità che possono far perdere le foglie agli alberi, come spesso accade ai platani durante il primo calore di giugno e luglio, e purtroppo anche attacchi parassitari. Diciamo che sulle ondate di calore e sulla siccità non è che possiamo fare molto qualcosa contro gli attacchi parassitari, sicuramente dobbiamo cercare di gestire gli alberi nella maniera migliore possibile per evitare appunto che il loro potere di rallentamento e di intercettazione delle acque meteoriche, soprattutto di quelle derivate da precipitazioni intense, possano diminuire. Per cui è chiaro che un viale come questo, siamo in autunno più o meno in questo periodo, una strada come questa con una densità arborea abbastanza elevata ha una capacità di intercettazione delle piogge piuttosto elevata. Ma se io intervengo con una potatura, chiamiamola potatura, come questa, la stessa strada identica, questa qui, è ovvio che questi alberi hanno perso del tutto la loro possibilità di intercettare le piogge, e di conseguenza nulla sarà la loro azione, non solo nei confronti delle piogge, ma anche per esempio nell'ombreggiamento, nella produzione di ossigeno, nell'abbattimento della CO2, degli inquinanti, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso è la negligenza di un'operazione che ha portato a un danno ambientale enorme per questa strada. Vedete, qui la scorro veloce, vedete come tre diverse specie, una è l'ulmus procera, l'olmo inglese diffuso anche da noi, l'altro è il platano, quello nel mezzo, e un eucalipto, una ricerca australiana, ci dice che un eucalipto, a causa delle sue foglie falciformi, quindi molto allungate, molto lisce, intercetta molto meno la pioggia rispetto a un olmo che ha un fogliame molto denso, un fogliame peloso, un fogliame che è portato orizzontalmente rispetto o parallelamente alla superficie del terreno. E poi vedete che una chioma, la differenza dell'eucalipto fra chioma piena e chioma praticamente senza le foglie è blanda, mentre un olmo in un platano il fatto di non avere le foglie è importante. Quindi vuol dire che in inverno l'intercettazione è notevolmente inferiore, e se io poto, come avete visto nella foto prima, è chiaro che vado a diminuire questa capacità che hanno gli alberi di intercettare gli eventi estremi. Questa la posso anche saltare. La domanda: ma gli alberi fanno tutto da soli? No, purtroppo, per fortuna no, nel senso dobbiamo essere noi in qualche modo di metterli in grado, oltre che gestendoli bene, di dare il meglio di se stessi. Ci sono tante, e qui parlo soprattutto agli amministratori, sono magari questioni tecniche, ma non è solamente l'albero, è tutto il complesso strada, albero e terreno che può far sì che precipitazioni anche estreme possano essere assorbite e in qualche modo rese, fra virgolette, innocue in certe situazioni. Un rain garden, che è una delle soluzioni basate sulla natura, che è utilizzato ormai in tutti i paesi del Nord Europa, negli Stati Uniti e in Australia, è ovviamente,
Qui vedete alcuni esempi di rain garden, di aree di ritenzione, di bios waste. Non c'è una traduzione, sarebbero giardini pluviali, ma è una traduzione che non è corretta. Ecco, un rain garden può assorbire, se ben progettato, fino a piogge di 180-200 mm. Allora, quindi degli eventi veramente estremi, ma in genere sui 30, 40, 50 mm d'ora qualsiasi area verde ben progettata riesce a smaltirli abbastanza bene senza creare allagamenti. E c'è appunto il problema primario, quello di ridurre l'impermeabilizzazione del suolo. Questo è il problema grosso. Quindi dobbiamo utilizzare pavimentazioni porose, non solo permeabili, perché la porosa permette l'infiltrazione dell'acqua attraverso tutto il profilo. La permeabile è fatta da elementi che sono impermeabili ma i vuoti e le commettiture fra i vari elementi permettono l'infiltrazione. Ecco, questi vuoti, per esempio fra i cubetti di porfido, fra i mattoncini, fra i cubetti di calcestruzzo, si intasano abbastanza facilmente e quindi si perde la permeabilità di queste realizzazioni. Vedete che diverse pavimentazioni hanno ovviamente coefficienti del flusso diversi. Un asfalto praticamente uguale a 1, cioè l'acqua viene tutta fatta defluire e non penetra niente, un'area verde ha un coefficiente 0,2-0,3, per cui fra il 70-80% dell'acqua penetra e non viene persa per scorrimento superficiale. Qui faccio vedere alcuni esempi di rain garden, sono soprattutto annessi a strade o a parcheggi, ci viene fatta convogliare l'acqua, c'è ovviamente una buca per il troppo, un pozzetto per il troppo pieno, eventualmente quando è troppo pieno l'acqua viene immessa nel sistema fognario. Vede che sono insomma abbastanza piccolini, si tratta di qualche decina di metri quadri o qualche centinaio di metri quadri, le celle di bioritenzione sono un pochino più diciamo tecnicamente complesse, ma possono drenare l'acqua in eccesso anche da un'area di circa 2000 metri quadri e possono avere anche funzioni di fitorimediazione. Le biosway sono più semplici dal punto di vista progettuale, può essere semplicemente una depressione con un po' di erba, ma sono in genere più grandi e possono raccogliere acqua anche da superfici oltre i 4-5 mila metri quadri, come nel caso dei grandi parcheggi che vedete sulla destra. Qui, per esempio, è un progetto fatto di una biosways in una cittadina americana, un'università americana. Questo è un parcheggio, vedete, sono anche esteticamente molto gradevoli, l'acqua arriva dal parcheggio, si mette in questa griglia e poi viene fatta defluire in quest'area che apparentemente è un'area molto bella, verde, piena di fiori, ma che in realtà è una vasca dove l'acqua viene fatta in qualche modo laminare, rimane per un po' e poi piano piano penetra nel terreno. Quindi dobbiamo pensare ai nostri siti verdi, alle nostre aree verdi come una vera internet di tubi, cioè un qualcosa che raccolga e poi in qualche modo ci permette di utilizzare questa risorsa fondamentale per la nostra vita, per avere anche acqua sempre disponibile, sempre pulita e poter soprattutto controllare quegli allagamenti locali che vi dicevo sono molto molto pericolosi e qualche volta possono causare più danni o più morti purtroppo che un'alluvione che possiamo in qualche modo fronteggiare. La grande alluvione, la gente ha tempo di uscire magari alle case. Nel flash flood, purtroppo, come è accaduto a Casteldaccia qualche anno fa in provincia di Palermo, morirono 9 persone in pochissimo tempo. Ecco, vedete, questo è il distretto di Business District di Washington. Fatto, queste realizzazioni rivitalizzano anche i distretti, li rendono molto più vitali, le persone rimangono più volentieri anche dopo il lavoro. E oltretutto Washington, che è una città dove ci sono temporali molto frequenti durante il periodo estivo, è una città che non ha problemi di allagamenti proprio perché centro città sono diffuse queste realizzazioni. Vi dicevo però, tutto questo deve essere parte di un progetto ingegneristico, cioè non deve essere solamente l'albero, ma è anche il substrato, anche quello che sta sotto. Vedete, i nuovi impianti. È chiaro che io vi sto parlando di impianti che hanno un costo, però è quel famoso costo che poi avrebbe una resa di 3-4 volte in termini di benefici, in termini di mancati
mancati danni. Quindi vedete che è una struttura molto complessa, è lunga da spiegare, non è chiaramente questo il momento, non ci sarebbe neanche il tempo di spiegarla, però vedete che è una struttura quasi ingegneristica che vede l'albero esterno che noi vediamo, ma che sotto prevede un substrato che è stato costruito, ingegnerizzato, costruito ad hoc. E questi sono alcuni esempi, un paio di esempi, ma ce ne sono 7-8, tutti basati sul medesimo concetto, ma con brevetti diversi. Diciamo che dovremo integrare in qualche modo la parte minerale e vegetale con un approccio a 360 gradi, chiamiamolo olistico, quindi un controllo dei flussi, una detenzione, una ritenzione, la filtrazione, l'infiltrazione e il trattamento. Vedete, questi sono 6 punti in cui possiamo gestire l'acqua in eccesso e trasformare un problema in una risorsa, perché noi abbiamo il problema di dover controllare i flussi, spesso tendiamo a allontanare l'acqua immediatamente dalle nostre strade, dalle nostre marciapiedi, in realtà dovremo fare in modo di gestirla e di trasformarla in una risorsa per i mesi successivi. Quindi passare da un concetto di hard engineering, come si dice, come dicono gli anglosassoni, a un concetto di soft engineering, dove le acque, anche gli inquinanti, eccetera, eccetera, sono in qualche modo metabolizzati e gestiti da una componente vegetale. Questo è un esempio, per esempio, di Toronto, del lungo lago a Toronto, come era prima. Si è intervenuti con quelle tecniche che vi dicevo, sono questa sequenza di installazione, questo è un po' il modello che è stato seguito e questo è ciò che c'era tre o quattro anni dopo la realizzazione. Vedete, è completamente trasformato da qui a qui. È diventato un luogo vivibile, un luogo per socializzare, un luogo dove le persone possono sostare, all'ombra e godersi anche la vista del lago. Qui purtroppo manca un po' di roba, vi dice quello che vi ho detto all'inizio, dobbiamo cercare di passare da un atteggiamento proattivo a un atteggiamento proattivo, ma soprattutto un atteggiamento predittivo. Quindi analizzare quelli che sono i problemi, identificarli e poi cercare in qualche modo di fronteggiarli, perché nel futuro purtroppo ci riserverà quello che abbiamo visto all'inizio. Quindi il problema è: riusciremo mai a essere preventivi, non solo in Italia ma anche in altri paesi? E per finire, non è solamente un problema tecnico, non è solamente una questione dei cambiamenti climatici, è anche una questione socio-economica. Per cui dobbiamo capire quelli che sono le tensioni, i conflitti e mettere di fronte i costi verso i benefici, l'ambiente verso la prevenzione degli allagamenti, il privato verso il pubblico, la pianificazione a breve termine verso quella a lungo termine, eccetera, eccetera. Ma quello che è importante alla fine è capire che c'è un'enorme differenza fra costo e investimento, e tutti la sappiamo. Ecco, il verde non è un costo, è un investimento. Perché è un investimento? Perché ci dà, in termini anche monetari, magari non immediatamente quantificabili, una ricchezza enorme rispetto a quanto spendiamo per avere un verde migliore, per avere aree più verdi. Questo è ciò che ha fatto la città di Copenaghen, che fu colpita da un'alluvione nel 2012, un disastro che provocò quasi 400 milioni di euro di danni. Ecco, Copenaghen ha messo in atto il Cloudburst Management Plan, cioè quel bellissimo manuale che pays off, cioè quanto gli interventi costati circa 550 milioni di euro a Copenaghen renderanno in mancati danni nei prossimi 20-30 anni. Si parla di cifre molto molto superiori. Quindi Copenaghen ha capito che cambiando il volto della città, investendo, come vedete, sul verde, riempiendo di verde le aree depresse, riempiendo di verde le piazze, togliendo le pavimentazioni, spendendomi tantissimi soldi, non solo migliorava l'aspetto visivo estetico della città, ma migliorava la qualità della vita, migliorava la socializzazione, migliorava il benessere delle persone e soprattutto preveniva eventi come quello del 2012. Quindi dobbiamo porre la natura verde al centro della vita, dobbiamo calcolare e conoscere quello. Questo è un progetto per New York, una delle strade New York del futuro, che diventerà in gran parte pedonalizzata. Bene,
dobbiamo introdurre il concetto di urban greening factor. Cos'è l'urban greening factor? Purtroppo qui mancano delle cose, è praticamente un valore assoluto, non ha un'unità di misura, in cui moltiplicando un fattore A per l'area, il fattore A può essere per esempio un tetto verde intensivo, può essere una pavimentazione permeabile, può essere un prato, si ottiene alla fine un valore che più è alto e più ovviamente ci dice che c'è più verde e che la città in qualche modo è più sostenibile. Vedete che questa è un'immagine di Londra, è una ricerca, hanno fatto un modello e hanno visto che mettendo i tetti verdi in questi edifici che già in parte li hanno, l'urban greening factor passerebbe da 0,26 a 0,41, con un guadagno enorme in termini di sostenibilità. Vedete la differenza fra un'area non pavimentata che serve anche per il deflusso delle acque, che ha un urban greening factor di 0,5 che è molto buono, un rain garden come quello ha un urban greening factor di 0,7. Quindi, per terminare, non dobbiamo scegliere fra crescita economica e conservare il pianeta, perché possiamo fare l'uno e l'altro. Anzi, è proprio la conservazione del pianeta che ci farà crescere anche dal punto di vista economico, oltre che crescere dal punto di vista del benessere personale. Quindi dobbiamo, è chiaro, io mi occupo di questo, non posso altro che dire let's go green, non potrei altrimenti, ma perché ci credo in quello che dico. Io termino, mi faccio un po' di pubblicità, perché a luglio è uscito un libro che ho scritto con un amico che non si occupa di alberi, ma è un bravissimo scrittore. Termino con una frase, siccome si parla di città slow, vedete, abbiamo scritto: quando piantiamo un albero, quando raccogliamo una ghianda per far crescere una giovane quercia, noi siamo lenti, o meglio ci affrettiamo lentamente con calma e determinazione. Quindi festina lente, quello che avremmo dovuto fare appunto 40 oppure 20 anni fa, cioè piantare un albero, perché il momento migliore era allora, però il paese in quel momento pensava a crescere, pensava a costruire, si pensava che lo sviluppo, che il PIL fosse nel mattone. Ecco, non era vero, adesso l'abbiamo capito, quindi il secondo momento migliore per piantare un albero è adesso, e c'è quel motto latino, penso che conosciate, virtute duce, comite fortuna, e noi abbiamo aggiunto per arbores ad astra. Quindi è un motto ripreso anche da Jared Diamond nel suo libro Il collasso nel 2005, che scrisse praticamente, e io lo auguro a tutti i comuni, se qualche sindaco ci sta ascoltando, che le comunità che risultano vincenti sono quelle che hanno il coraggio di fare scelte di rottura, delle scelte piuttosto appunto coraggiose, e anche la fortuna di che poi questo coraggio venga premiato, per cui praticamente virtute duce, comite fortuna, detto in maniera più moderna. Io vi ringrazio, spero non aver rubato più tempo previsto, mi scuso per l'intoppo, ma non sapevo del formato, se no l'avrei fatta in quel formato. Grazie mille. Grazie tante. Professor Ferrini, grazie del contributo importante. Adesso proseguiremo con la relazione di Diego Casone, però al termine, se c'è qualcuno che volesse fare qualche domanda diretta anche sulla prima relazione, è benvenuto. Grazie davvero. Qui giochi in casa, nel senso che abbiamo una selezione naturale di sindaci, Città Slow. È proprio questo, si autoselezionano i sindaci di Città Slow, non c'è nessuno che vada a cercarli o faccia marketing per acquisto. Sono loro che partecipano a questo grande progetto e quindi trovi terreno fertile, sicuramente per quello che hai, ti ringrazio che hai portato oggi al convegno. Adesso parliamo a proposito di alberi, ma anche a proposito di libri, con Diego Casone, che è anche coautore di un altro volume interessante a proposito di libri, Il monito della ninfea. Il monito della ninfea, che come sapete la ninfea, quando occupa un laghetto o una superficie lacustre,
arriva e piano piano occupa tutta la superficie e poi magari poi muore perché non ha più ossigeno, non ha più spazio vitale. Ma la cosa divertente è che quando arriva al 50% del laghetto, la ninfea non lo sa e il giorno dopo arriva al 100%. Quindi il tema è: siamo nel terreno dell'insostenibilità alla luce di quello che abbiamo sentito anche da Ferrini? Possiamo ancora agire, fare qualcosa? Ma vorremmo sapere di più anche su quello che è successo in Dolomiti. Dolomiti, in uno dei santuari dell'albero, della foresta, santuari naturali, della biodiversità, anche santuari culturali, perché lì c'è una tradizione antropologica di cultura dell'albero che va approfondita. Non potrò farlo io, ma lo potrà fare meglio di me sicuramente Diego Casson, che può portarci la sua testimonianza e l'impressione di quello che si può fare sulla parte costruens anche del versante. Grazie. Bene, se lo schermo è condiviso io inizio. Mi sentite? Sì, sì, monitor della ninfea, si vede. Lo schermo, perfetto. Allora, c'è sempre qualcosa da imparare ad ascoltare il professor Francesco Ferrini, che non a caso è stata una delle fonti della mia educazione forestale di cui non disponevo prima insieme ad altri. Va bene, beh, oggi in qualche misura siamo vicini a un anniversario, perché circa 50 anni fa Aurelio Peccei con il Club di Roma iniziò a ragionare in modo sistemico nell'affrontare i problemi di natura ambientale, ma di conseguenza anche quelli di natura sociale, urbanistica, i problemi di economia e così via. Sono passati 50 anni, qualcuno potrebbe dire che sono passati invano perché abbiamo perso un bel po' di tempo rispetto alla sua riflessione, però bisogna anche dire che molte cose sono cambiate nel frattempo e quindi c'è anche del buono in questo mezzo secolo trascorso, perché non si può negare che oggi ci sia una maggiore attenzione rispetto ai temi ambientali rispetto a 50 anni fa. Certamente è la solita questione del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Io preferisco vedere la parte piena, perché altrimenti ci coglie come dire, la disperazione, che non ci aiuta di certo ad affrontare i problemi. La mia riflessione, che è legata alla produzione di quel libro ma anche a tutto quello che è accaduto dopo, tenderà a, come dire, a considerare con una certa attenzione il fatto che molti degli interlocutori di questa assemblea sono amministratori e quindi cominciamo senz'altro. Beh, ci sono due aspetti che mi fanno piacere nel portare insieme a Michele Nardelli, che è il coautore di questo libro, la nostra riflessione in questa assemblea. E la prima, sulla quale posso fare solo un breve cenno, è che il cibo è uno degli elementi essenziali della mediazione tra noi e l'ambiente che ci circonda. Non dimentichiamo che noi siamo stati cibo per altre specie per un certo periodo di tempo, finché non la nostra potenza, diciamo così, non è, come dire, diventata talmente elevata e la nostra presenza sul pianeta talmente invadente da ridurre questo rischio. Tuttavia, il Covid, che non è tecnicamente un essere vivente, ma insomma è capace di fare di noi il luogo della sua riproduzione, in qualche maniera ci riporta all'attenzione questa cosa qui. E quindi questa questione del cibo come mediatore tra la natura, l'ambiente e la cultura, cioè il nostro modo di vedere il mondo, ha molto a che fare con la riflessione che, a partire dai danni che ha prodotto Vaia, noi abbiamo voluto fare nel nostro libro. L'altro aspetto importante che ci lega a Città Slow è il fatto che il nostro libro è un libro, in qualche misura, uso una parola che non è più di moda, ma non importa, è un libro militante, e cioè un libro che vuole fornire a chi lo legge, vorrebbe meglio dire, fornire a chi lo legge alcuni strumenti per interpretare la realtà nella quale siamo inseriti. Abbiamo colto lo stimolo di Remo Bodei nel suo libro profeticamente intitolato Limite, è l'aspetto essenziale della questione che noi abbiamo affrontato, ed è proprio questo, e cioè una riflessione sulla nostra incapacità
di cogliere la logica sistemica delle dinamiche sia ecologiche sia sociali. Sono due universi nei quali il pensiero scientifico contemporaneo, pur benemerito da tanti punti di vista, mostra un po' dei suoi limiti, perché specializzando la conoscenza si perde molto spesso l'insieme. E l'insieme ci dice che alcuni fenomeni non procedono in modo lineare, ma uso un termine inadeguato, ma che spero sia efficace nella comunicazione, alcuni fenomeni si presentano all'inizio come innocui, come irrilevanti, come poco come dire, preoccupanti. Solo che la loro presenza così tranquilla nasconde un pericolo, perché l'accumularsi di questi eventi presenta il conto tutto in un colpo, non te lo presenta a rate, te lo fa pagare tutto in una volta. E quindi e qui è la nostra difficoltà ad affrontare le emergenze, le difficoltà dell'emergenza, e il fatto che noi continuiamo a gestire le emergenze restando dentro le emergenze, e cioè incapaci di una riflessione che ci porti fuori dall'immediato, dall'immanente, e questo ci limita la nostra capacità di intervento. Naturalmente il mondo scientifico ha già fatto passi molto rilevanti nella direzione della gestione sistemica dei fenomeni, e quindi si tratta di acquisire questo abito mentale, questo nuovo paradigma nell'affrontare i problemi, perché altrimenti ci facciamo sempre sorprendere dall'ignoto, e questo è uno dei problemi. Parlando di Vaia, ho incontrato un atteggiamento. Come dicevo, noi non possiamo sorprenderci degli eventi meteorologici o degli eventi disastrosi o di quelle che in certe occasioni chiamiamo apocalissi, perché questi fatti qui sono sempre avvenuti e noi siamo il frutto di 6 estinzioni di massa su questo pianeta, non è che siamo il frutto di un'evoluzione lineare, ma un'evoluzione che per fratture ha portato alle conseguenze che conosciamo oggi. Cioè Dante già racconta di Vaia, pur senza conoscerla, senza averla mai vista, quando parla di questo vento che è impetuoso, no? Per gli elementi che si frappongono al suo fluire, nel nostro caso le Dolomiti, che l'hanno incanalato dentro a delle valli che si allargano e si stringono, e senza alcun elemento che lo frenasse, schianta i boschi, eccetera. Quindi vedete che, insomma, dire che questa cosa qui ci sorprende, che non è mai accaduta, forse non è un buon modo per iniziare il nostro ragionamento. Cos'è stato Vaia? Beh, Vaia è stato questa roba qui, e cioè una devastazione praticamente totale di vaste porzioni di bosco, ma anche di devastazioni puntuali o, come dire, disperse, e ciò che rende naturalmente molto difficile adesso l'intervento, perché non si può schiantare un bosco per andare a recuperare 5 piante. Però è stata anche questa, è stata anche una serie di danni, perché le precipitazioni del 28 e 29 novembre del 2018 sono state anche superiori per certi aspetti a quelle del 4 novembre del 66. E anche qui, vedete, c'è un mix di novità, perché l'elevata velocità dei venti ha schiantato boschi come mai prima in Dolomiti, ma come invece è successo molte altre volte in Europa, prima di Vaia. E però dal punto di vista dei danni idrogeologici sono stati inferiori, perché dal 66 al 2018 qualcosa abbiamo imparato, opere di prevenzione idraulica sono state fatte, non hanno funzionato sempre dappertutto bene, ma noi siamo esseri imperfetti e pertanto dobbiamo accontentarci del buono che siamo riusciti ad ottenere. Ma Vaia è stato anche questo, e cioè acqua alta a Venezia, circa 1,30 m, e anche fenomeni di frane e debris flow, spostamenti molto rilevanti di materiali inerti, soprattutto in provincia di Belluno, ma anche in parte in provincia di Trento. È stata anche questo, vedete che gli schianti a volte sono meno estesi di come abbiamo visto prima, perché dipende dalle zone. Per esempio in Sud Tirolo, in Val Visdende e in Alto Agordino, che sono 3 zone delle Dolomiti, i danni sono molto estesi ma limitati all'area in cui il vento ha colpito. In altri casi invece la distruzione è molto più puntuale, più dispersa, meno facile da gestire. Questo ad esempio è il lago di Carezza, vedete che questo qui è già un ripristino, questa è una foto fatta poche settimane fa,
Questo era il volto che c'era prima, questo è quello che c'è adesso. Beh, gli schianti poi riguardano anche l'interconnessione tra l'ambiente naturale, la presenza del bosco in Dolomiti è una presenza molto rilevante, molto estesa, non siamo in un ambiente di pianura o urbano dove la presenza degli alberi è un fatto, come dire, non dico eccezionale, ma insomma piuttosto raro. Qui il bosco è molto, molto presente, in molti casi addirittura ha ricolonizzato gran parte dei pascoli, qui c'è una ricrescita pari al 30% della superficie rispetto al 1990 e pari alla più della metà dei boschi se andiamo al secondo dopoguerra. Quindi abbiamo una presenza del bosco che va governata, quindi, che pone poi un problema che dirò dopo, insomma. Ci sono stati danni anche agli edifici perché, ripeto, il bosco e la copertura vegetale qui è estesa anche vicino alle case molto spesso e quindi ha prodotto danni di questo genere. L'elemento di novità è la elevata velocità del vento. Gli alberi che abbiamo in zona, che sono soprattutto abeti bianchi, rossi, faggi e poi altre specie vegetali meno presenti, ho dimenticato i larici, scusatemi, quando il vento supera una certa velocità, soprattutto in un periodo dopo una lunga siccità come è accaduto a novembre del 2018, se supera i 130-140 km/h è difficile che anche gli alberi più robusti resistano. Qui abbiamo raggiunte velocità molto elevate e quindi molti alberi non hanno potuto opporre resistenza. È anche da dire però che gran parte della coltivazione del bosco è avvenuta introducendo in via prioritaria le conifere, soprattutto l'abete rosso, che ha un apparato radicale superficiale, che quindi è meno resistente. Tenete presente che poi c'è anche l'aspetto della chioma, no? Il larice, ad esempio, è una rifoglia però che è decidua, cioè che perde le foglie, e mentre l'abete bianco e l'abete rosso mantiene il carico delle foglie anche in autunno, e quindi di fronte a questi fenomeni con vento elevato e una grande quantità d'acqua che cade in poco tempo ha una resistenza al vento più elevata e quindi più facilmente è stato sradicato o spezzato, perché gli alberi sono stati sia sollevati dal suolo. C'è un video, se volete vederlo, in cui ci sono un gruppo di abeti rossi al margine del bosco che è colpito da questo vento, che danza per 5 minuti e poi viene completamente sradicato e divelto dal suolo, quindi una potenza molto rilevante. Ecco, di fronte a questi fenomeni qui ci sono state molte riflessioni dal punto di vista forestale, dal punto di vista dello studio della morfologia, però nessuno ha riflettuto sugli effetti che questo ha dal punto di vista sociale e ha avuto dal punto di vista sociale. Tenete presente che, ecco, questa è la distribuzione degli effetti, quanto più scura è il colore, tanto più elevata è la percentuale di bosco schiantato. Allora, in linea generale, sono stati colpiti e danneggiati più o meno il 3% della superficie boscata, il che potrebbe far dire, beh, insomma, tutto sommato, non molto. Il problema è che quello che vedete lì sostanzialmente è la reale distribuzione dei boschi, perché dei boschi del Veneto metà sono in provincia di Belluno, l'altra metà è nella montagna vicentina e poco e niente nella montagna veronese. Questo fatto qua che gli ambienti, diciamo così, uso questo termine forse non del tutto adeguato, ma insomma non ne trovo uno di migliore, meglio conservati, è un termine improprio perché, come vedremo, non è proprio così, ma insomma non importa. Ma di fatto che i territori meglio conservati, parlo per esempio della regione del Veneto, ma vale anche per la Lombardia, sono soprattutto in montagna, perché sono aree marginali, meno come dire, fruibili dal punto di vista immediatamente economico, sono state abbandonate per quasi 40 anni dalle politiche regionali, e quindi il risultato è che la provincia di Belluno è sottoposta a vincolo naturalistico per il 54% della sua superficie, mentre quella di Verona protegge il 7% della sua superficie e quella di Venezia il 3%, il che giustifica il fatto che nel Veneto ci sono 7 province, 5 di queste sono tra le prime 7 delle province con maggior consumo di suolo del rapporto ISPRA dell'anno scorso per quanto riguarda le province italiane. Quindi vedete che si pone un problema che è sì forestale, ma che è anche sociale ed economico. Perché? Perché non è possibile che nella contemporaneità, e parliamo solo dell'Italia, ma in realtà è un problema che vale per tutto il pianeta,
perché la tendenza all'urbanizzazione è sempre più spinta. Pochi anni fa, mi pare nel 2016, abbiamo superato la popolazione, o meglio, che vive in area urbana ha superato quella che vive in area extraurbana. E questo naturalmente ha un riflesso dal punto di vista anche agricolo, perché per quanto riguarda noi posso dirvi che per quanto riguarda le province venete, negli ultimi 10 anni tra i 2 censimenti dell'agricoltura abbiamo perso nel bellunese il 60% delle imprese agricole e il 52% della superficie agricola utilizzabile. Quindi ha questa doppia cosa. No, dicevo che non è possibile che luoghi che sono la maggioranza, che ospitano la maggioranza dei residenti e quindi degli elettori, stabiliscano le regole con cui vanno conservate le aree laddove vive una minoranza della popolazione e dove ci sta la massima parte della superficie boscata e della complessità biologica, perché è troppo comodo fare distruggere il proprio territorio dentro all'area urbana o intorno praticando l'agricoltura industriale e costruire ricchezza e poi pretendere che altri conservino per te ciò che non è stato capace di conservare dentro al territorio in cui vive. Perciò le riflessioni che il professor Ferrini faceva prima sono estremamente importanti. Anche in area urbana, anche in territori in cui si fa sfruttamento agricolo, si può avere la giusta attenzione per un maggiore equilibrio tra le superfici coperte dalla realtà urbana, tra le superfici coltivate e quelle in cui il bosco e la complessità biologica, non c'è solo il bosco, ci sono anche le zone umide, ci sono anche altre aree, diciamo così, di evoluzione più equilibrata che potrebbero essere ospitate anche dentro l'area urbana o periurbana o le periferie urbane. Questo è uno dei problemi che il libro affronta, ma sul quale io adesso vado avanti, ma è una questione molto complessa e ha a che fare anche con la visione che si ha della montagna, no? Vista come luogo della wilderness. Si dimentica sempre che l'ambiente alpino, soprattutto per quanto riguarda quello dolomitico, ma vale anche per altri ambienti alpini, c'è l'opera dell'uomo che l'ha reso tale, che l'ha, come dire, in qualche maniera, non dico modellato, ma comunque trasformato in modo molto rilevante secondo un modello di economia alpina che ha funzionato fino a un paio di secoli fa e che oggi invece non funziona più tanto bene e crea notevoli problemi. Una delle questioni che l'intervento precedente ha messo a fuoco e che è importante anche nella mia riflessione è il fatto dell'equilibrio dentro le aree urbane, e cioè che il modello di asfaltare tutto pensando di ricreare solo un ambiente artificiale dentro l'area urbana mostra i suoi limiti dal punto di vista della prevenzione dei danni, ma anche dal punto di vista del benessere della popolazione, della qualità del vivere in area urbana, eccetera, eccetera, eccetera. E questo crea un grave problema, perché peggio è l'ambiente urbano, più frequente è il desiderio di andare in un ambiente conservato. Ma quanta più gente va in un ambiente conservato, tanto meno conservato resterà quell'ambiente e quanto meno in equilibrio resterà. Ne abbiamo avuto una rappresentazione proprio in Dolomiti quest'anno, con un flusso di visitatori anche complice il Covid, che ha abbondantemente superato, anche perché si concentrano solo in determinate zone, la capacità di carico del territorio. Questa è una delle riflessioni, ma come al solito il fenomeno Vaia non ha colpito dappertutto in modo uguale, e come vedete da questa breve rappresentazione vedete molto bene che la maggior parte degli ettari colpiti sono in provincia di Trento, poi segue Belluno e poi il resto delle province. Quindi è chiaro che una quantità di danni inferiore produce un onere amministrativo per il ripristino o comunque per la cura del bosco schiantato molto diverso. E qui nasce un altro problema, perché, per dire, due delle province, Trento e Bolzano, hanno una loro struttura forestale efficiente, in grado di funzionare. La provincia di Belluno e Veneto non ha una struttura forestale, non ha un corpo in grado di operare sia in termini di prevenzione che di cura che di intervento in fase di emergenza. Infatti se lo sono dovuti inventare, e questo è grave perché ha un effetto anche economico sui prezzi, perché dico solamente questo, solamente questi due dati, perché credo che siano utili per coloro che ci ascoltano. Allora, se poniamo pari a 100 il prezzo del metro cubo di un materiale legnoso, naturalmente sto facendo un esempio,
Dopo vai sul mercato italiano, il prezzo è sceso intorno al 20. In provincia di Belluno sono stati venduti dei lotti anche a 12 euro al metro cubo, quando normalmente si vendono a 60-80. L'altro aspetto da tenere in considerazione è che sul mercato internazionale c'è già una presenza di legno in più rispetto alla domanda, e questo giustifica in parte anche il calo dei prezzi. Tenete presente, per entrare in un bosco ed estrarre un metro cubo di legname bisogna spendere in media intorno ai 50 euro. Se lo vendi a 12 non ti paghi nemmeno le spese, e quindi la maggior parte degli alberi prelevati, in modi peraltro non sempre idonei, sono stati prelevati dove c'erano degli schianti molto estesi e molto accessibili dal punto di vista degli harvest e di altri strumenti che servono per entrare nei boschi ed estrarre a basso costo le essenze vegetali. Laddove invece il danno è distribuito, penso che ci vorranno un bel po' di anni, e molto probabilmente gran parte degli schianti nelle zone più periferiche e maggiori pendio resteranno lì, e ci sarà un'evoluzione naturale di questa massa legnosa che giace al suolo di Velta. Bene, detto questo, uno degli aspetti più interessanti che abbiamo analizzato nel libro, che è nato da una serie di come dire, incontri fatti in giro per i luoghi che hanno subito l'impatto di Vaia, è stata che non ci si è posto il problema di come superare questa catastrofe, che è assimilabile a un lutto, e come dice molto bene Vito Tetti, dice: una catastrofe che ha conseguenze luttuose non permette mai di ritornare a come si era prima, nel bene e nel male, perché da un lato ci fa apprendere alcune cose che pensavamo di sapere che invece non sapevamo, e dall'altro però ci fa anche, come dire, misurare la nostra incapacità. Vi cito due sensazioni, due reazioni tipiche delle persone che abbiamo incontrato, che sono state al centro, dentro a Vaia, non che l'hanno visto alla televisione, ma che l'hanno vissuto. La prima è una reazione di grande timore, grande preoccupazione, ansia, e anche casi in cui le persone, quando si alza il vento, non riescono a dormire la notte dalla preoccupazione. Immaginatevi di aver vissuto un bombardamento, perché questa è stata Vaia per chi c'è stato in mezzo. L'altra reazione invece è una reazione che definirei tipica di Prometeo, insomma, no? Questi appena sono usciti di casa hanno messo in moto le motoseghe e hanno detto: beh dai, diamoci una mossa, nel giro di un paio di settimane liberiamo tutto. Salvo scoprire dopo due settimane che l'impatto di Vaia è stato talmente vasto e talmente capillare e talmente devastante che, altro che due settimane, ci vorranno almeno 15 anni per mettere mano a questo fatto qui. E qui c'è un altro problema a cui c'è accenno, perché è importante dal punto di vista amministrativo. Per esempio, per quanto riguarda il Veneto, la lezione di Vaia non è stata affatto compresa, perché si tende adesso a investire una quantità di denaro molto rilevante, la prima tranche a 140 milioni di euro, per sostituire gli alberi con reti paravalanghe e paraslavine, come se noi potessimo, con la tecnologia e con il cemento e con gli interventi di questo genere, sostituire la vasta rete di protezione che i boschi garantivano sia agli abitati che alle vie di comunicazione. Questo intervento qui, da un lato, può essere magari visto in modo, come dire, giustificatorio nell'immediato, ma in realtà rischia di creare maggiori problemi di quanti ne risolva. E lo stesso vale per alcuni modi di entrare dentro i boschi con macchine operatrici molto pesanti, che creano moltissimi problemi dal punto di vista delle cotiche sulle quali poi si dovrebbe ripartire la rinovellazione naturale, oppure anche, laddove è necessario, la ripiantumazione di una parte degli alberi. Insomma, vedete, questioni complesse, sistemiche, non si possono affrontare solo dal punto di vista ingegneristico o solo dal punto di vista botanico o solo dal punto di vista sociale. Serve un'opera di riflessione un po' più seria. Ora, questa riflessione qui va a finire dentro un ragionamento che noi abbiamo voluto approfondire e che era ben rappresentato da una riflessione di Walter Benjamin, ovvero quella sull'Angelo Novus. Cioè, si immagina questo qua, immagina il quadro di Paul Klee, è investito da un vento celeste che gli impedisce di muovere le ali. Ora, davanti a sé, dalla parte in cui egli guarda, c'è il passato,
dietro di sé c'è il futuro verso il quale non riesce ad andare per questo vento impetuoso che lo spinge, e nel passato vede un cumulo di rovine, e il progresso è esattamente questa tempesta che produce questo cumulo di rovine. Naturalmente questa analisi qui è prevalentemente critica, non ci sono solo le rovine nel passato, c'è anche l'esperienza, la competenza acquisita, la capacità di risolvere i problemi. Però questa metafora qui era particolarmente interessante perché ci permette di mettere in vista un aspetto che noi del progresso abbiamo trascurato, e cioè che ogni attività trasformativa degli umani, qualsiasi attività nella quale noi trasformiamo la realtà, e noi siamo esseri trasformatori della realtà, per nostra natura, anche dal punto di vista alimentare, cos'è che facciamo? Prendiamo cose che troviamo in natura, le trasformiamo, le rendiamo commestibili e poi produciamo, per effetto di questa attività, dei rifiuti che siamo in difficoltà a trattare. Tenete presente che non siamo solo noi sulla Terra che fanno questa cosa qui, non ci sono solo 8 miliardi e mezzo di umani, ma almeno altri 24 miliardi di mammiferi che fanno lo stesso mestiere, molti dei quali, quasi il 70%, che sono mammiferi che noi alleviamo per la nostra alimentazione. Ecco perché il ragionamento di slow food e delle città lente ha molto a che fare con i paradigmi con cui noi interpretiamo la realtà contemporanea. Ed ecco perché è particolarmente importante che questa riflessione venga ospitata in un forum nel quale gli amministratori sono la parte più rilevante, perché sono loro che devono poi prendere le decisioni, che sono decisioni complicate, non sempre facili da prendere. Qual è la ragione di questo conflitto con l'ambiente? Ma ci sono molte spiegazioni semplicistiche. Noi abbiamo voluto, come dire, fare un approfondimento, cercare di andare a vedere quali sono le ragioni di questo aspetto qui. Una delle questioni che noi forse non vogliamo vedere, non vogliamo comprendere, è che la civilizzazione va di pari passo sempre con la sottomissione dell'ambiente naturale ai propri bisogni. Okay? E quindi questa inimicizia qui parte da lontano, non è una novità, perché la riflessione sul senso, sul limite che noi dobbiamo darci e assumere come elemento del nostro agire, e cioè il limite, perché se distruggiamo troppo delle altre specie viventi, vegetali o animali, noi seguiamo il ramo su cui stiamo seduti, perché la nostra vita dipende dall'esistenza delle essenze vegetali e arboree e dall'esistenza di altri animali, dal più piccolo dei batteri al più grande dei mammiferi, in qualche maniera sono interconnessi con ciò che noi facciamo e con la nostra vita, perché dipende dalla loro. E questo ha molto a che fare con la nostra visione del potere e quindi anche con ciò che noi siamo. Il fatto che siamo diventati molto più potenti nell'intervenire ci dà molta più forza per seguire il bene, ma anche per fare il male. E quindi ci vorrebbe, diciamo così, una maggiore capacità di tenere sotto controllo questa nostra pulsione divorante. Perché dentro a questa c'è il rischio della perdita di senso per noi stessi, oltre che per il resto del mondo che ci sta intorno. L'elemento del limite è essenziale per definire l'individuo. Noi stiamo dentro quella cosa che siamo, non andiamo oltre quella. E anche le comunità, pur avendo un effetto moltiplicativo, comunque sono sottoposte a questo limite. Del resto, gli eventi naturali che derivano in parte dal riscaldamento globale e in parte dal fatto che noi abbiamo invaso gran parte degli ambienti in cui la vita naturale si evolveva senza la nostra presenza, ha a che fare molto anche con la presenza e la trasformazione e la diffusione delle epidemie. Ok, allora noi andiamo avanti e ci siamo chiesti qual è il motivo per cui noi non riusciamo a vedere questi moniti, non riusciamo a raccoglierli. Quando dico questo, badate, non sto dicendo che tutta l'umanità non vede questo, dico che la gran parte dell'umanità non lo vede. Il mondo scientifico e moltissime persone vedono benissimo quello che sta accadendo, lo stanno dicendo da anni. Non è che siamo sprovvisti della conoscenza necessaria
per affrontare questi problemi, però sembra proprio che la nostra natura e la nostra tendenza sia quella di rimuovere questi moniti perché la vita non è mai stata così comoda come nella contemporaneità per gli umani. E quindi rimettere in discussione questo modello che in qualche misura, per quelli che ne godono ovviamente, perché molti ne restano esclusi, traggono infiniti vantaggi, insomma, noi viviamo infinitamente meglio di quanto non siano mai vissute neanche le aristocrazie del passato, cioè quelli che stavano meglio nel passato stavano comunque molto peggio di quanto stiamo noi dal punto di vista del benessere materiale. Su altri aspetti si può discutere. Va bene, trascuro un attimo un aspetto, però una cosa ve la voglio dire. Questa idea qui della capacità di sconvolgere l'ambiente era già una percezione nella civiltà, diciamo così, post-età del ferro. Questo qui è Giobbe, che viene sistemato nel 575, ma probabilmente posteriore, che mette in evidenza questo aspetto qui, no? Posa l'occhio, scandaglia il fondo di fiume, questa curiosità, questa voglia di trasformare l'ambiente era già presente, ed era presente anche in Antigone. Questo qui è del 442 a.C. e dice: molte è la vita forse tremenda, eppure più dell'uomo nulla vedi è tremendo. E quindi affatica la terra da ratri, sovvertitori, eccetera, eccetera. Però capite bene che la nostra capacità di sovvertire gli equilibri naturali si è di molto aumentata. Qui uso una metafora un po' sciocca, ma che serve bene. Insomma, un conto è un paio di buoi e un aratro, e un contro è un multivomere da 12 vomeri della John Deere, e lo stesso vale in materia forestale. È un conto tagliare un bosco con un'accetta, ci si mette un bel po' di tempo, va a finire che quando tu hai finito di tagliare dall'altra parte è già cresciuta una parte della vegetazione, ma oggi noi abbiamo la capacità operativa, tecnologica, di tirare giù 5 ettari di bosco in una giornata senza grossi problemi. Questo aspetto qui quindi è una questione. Il fatto che l'uomo è sempre più creatore della realtà in cui vive, e la realtà urbana ne è una magnifica rappresentazione, ma badate che gran parte delle merci e delle attività con cui noi entriamo in contatto con la realtà passa attraverso la realtà artificiale, anche quella che stiamo usando noi in questo momento è tale, e quello che è la cifra della modernità è l'allontanamento sempre più evidente dai vincoli, dai limiti che il territorio impone. In montagna questo si può fare meno, perché le montagne sono grosse masse di materiali, non si spostano, puoi chiederglielo, ma non si spostano, e ti costringono comunque a fare i conti con il fatto, ad esempio, che un versante nord di una montagna non puoi fare le stesse cose che fai sul versante sud. È inutile che usi la tecnologia, non lo puoi fare. E quindi questo senso del limite è più presente in questi ambiti marginali o più difficili, e nelle quali l'opera dell'uomo ha un costo più elevato per introdurre modifiche. Qui c'è una bella riflessione, non approfondisco, ma insomma che varrebbe la pena di approfondire, perché quando le cose prodotte non hanno più un legame con la realtà globale a cui esse si riferiscono, sembrano estranee perché nascono dalla nostra creatività, nascono dentro il laboratorio o stanno dentro i supermercati, ecco che tendono a diventare, questa capacità creativa tende a rendere sempre più imprevedibile il futuro e quindi sempre più inquietante. Sempre Severino mette bene in chiaro come la perdita di senso del nostro rapporto con la realtà del territorio fa perdere di senso anche la relazione con gli altri uomini. Va bene, andiamo avanti rapidamente, questa cosa qui del salto, però dobbiamo essere consapevoli, si torna indietro su una cosa, che questa visione del mondo, questa qui, vabbè, vi mostro questa qui è la Terra vista da una sonda da Saturno. Beh, noi vediamo il nostro pianeta in questo modo più o meno dal 69, dagli anni 70, insomma, da quando abbiamo per la prima volta fotografato la Terra al di fuori della nostra atmosfera. È la prima volta che abbiamo la percezione di quanto fragile e delicato, unico e prezioso sia l'equilibrio che noi siamo in grado di creare con l'ambiente del quale noi siamo parte integrante, ma forse un po' prepotente, diciamo così.
E quindi è evidente che questa visione qui fa fatica ad affermarsi. E infatti non a caso Peccei scrive il suo libro, insomma, più o meno nello stesso periodo, perché c'è questa consapevolezza che comincia a farsi strada e si cominciano a vedere i primi effetti della nostra il nostro eccessivo peso sul pianeta. Ditemi i tempi, perché io posso andare avanti all'infinito, ma siccome ho dei tempi definiti voglio avviarmi a conclusione, perché insomma penso di aver stressato abbastanza gli ascoltatori. Vediamo un po' come sono. Ok, quindi vado proprio a concludere. Ok, perché siamo sordi e ciechi? Allora, abbiamo evidenziato alcuni aspetti che nel libro vengono analizzati. Allora, questi qua sono, noi li vediamo uno dietro l'altro. Questo è il nostro posto nel pianeta. Questo qui, vedete, sono le specie animali. Questo qui è il peso in gigatonnellate di carbonio che le specie viventi rappresentano. Noi siamo dentro questo spicchio qui, e dentro questo spicchio qui gli umani sono 0,06 gigatonnellate su un totale, se non ricordo male, di 540 gigatonnellate. Quindi da un lato, vedete, non siamo la specie più importante su questo pianeta, e neanche quella che è qui da più tempo, e neanche quella dalla quale dipende la vita degli altri, semmai è il contrario. La nostra vita dipende da quella di tutti gli altri organismi viventi che popolano il pianeta. Uno potrebbe trarre due conclusioni: ma se contiamo così poco, perché ci preoccupiamo? È proprio il problema della tecnologia. Noi abbiamo la capacità di intervenire sugli equilibri del pianeta che rispetto solo a 200 anni fa si è moltiplicata per 50 o chissà quante volte. Possiamo fare dei danni inimmaginabili pur essendo una piccola minoranza. Del resto, guardate bene, i virus sono 0,2 gigatonnellate di carbonio. Ciò nonostante, sono capaci di fare dei grossi danni, come vedete. Quindi la quantità non determina, diciamo così, la capacità di far danni. Naturalmente, per quanto riguarda la nostra specie, essendo una specie consapevole, non so quanto questo sia vero, se non dipende da una presunzione, da una visione antropocentrica, però in qualche misura abbiamo una consapevolezza, quindi dobbiamo assumerci delle responsabilità maggiori. Poi pensiamo anche di essere l'unica specie intelligente sul pianeta. Beh, dipende dall'unità di misura. Se noi misuriamo l'intelligenza con la capacità di adattamento ai cambiamenti, forse specie che sono qui da 300 milioni di anni hanno qualcosa da insegnarci a noi che siamo qui da poco meno di 200.000, per dirne una. Insomma, poi ci sono vari modi di valutare le capacità adattive, che poi è probabilmente, non so se è vero, ma insomma una delle caratteristiche dell'intelligenza. Insomma, la specie più adattabile si dice è più intelligente. Poi non sempre può essere così, ma insomma, se questo è un criterio di misura, noi non siamo in cima alla classifica. Poi pensiamo, abbiamo una visione della Terra, siamo ancora vittime di questa visione non corretta, pensiamo che il pianeta sia pieno di risorse per tutti e ce ne siano per tutti. Beh, guardate il rapporto che c'è tra la superficie agricola utilizzabile e la superficie del pianeta, o anche semplicemente di quella delle terre emerse, insomma è un terzo. Non è che tutte le terre siano disponibili per essere messe a produzione, e quindi anche questa visione qui va rimessa a fuoco, perché questa è la realtà della superficie, diciamo così, agricola totale, coltivabile, chiamiamola in questo modo. Vedete che non c'è da scialare, insomma, non c'è da dire ok, ce n'è, perché non possiamo buttarla via. Poi abbiamo problemi a comprendere l'insieme sistemico, mettendo al centro noi stessi con i nostri bisogni. In realtà noi abbiamo perso la via della visione della complessità. Su questo c'è una bella riflessione nel libro, non dovrei fare marketing, ma non è per questo che ve lo dico. Il bosco non è solo metri cubi di legname, oltre al fatto che svolge diverse funzioni dal punto di vista ambientale, ce n'è anche un'altra. Il bosco, come anche altre realtà umane, come che ne so io, l'ambiente montano, il mare, insomma fanno parte dell'immaginario, sono come dire strumenti di comprensione della realtà, perché si è creata prima un pensiero magico, poi un pensiero mitologico, poi uno scientifico che tende a dar conto del funzionamento di questo mondo. E quindi molto spesso noi abbiamo pensato che parcellizzando la nostra comprensione nello specifico, la chimica, la biologia, la microbiologia, e così tutte cose importantissime e utili, perché la specializzazione permette di scendere più in profondità nella conoscenza, ma se perdiamo la comprensione dell'insieme,
noi perdiamo un formidabile strumento di interpretazione del mondo e del ruolo che noi ne abbiamo dentro al mondo. Sottostimiamo il peso che noi abbiamo. Se voi andate su internet trovate questa roba qui della crescita, no? Solo nel 900 eravamo 1,5 miliardi. Oggi siamo 8,5 miliardi. Nessuno può pensare che la visione che noi abbiamo di noi stessi e il peso che abbiamo sulle realtà del mondo che ci ospita siano le stesse. Basta vedere com'è la pianura padana di notte, insomma. Vedete anche questo aspetto qui che si viene definito inquinamento luminoso, ma che dice anche un'altra cosa, che è una voglia di dominio, che è il timore del buio e dell'ignoto. Per chi sta in montagna il buio è un fatto naturale, noi ci muoviamo dentro al buio normalmente. Non c'è bisogno di tutta questa luce per muoversi. Considerate poi che i veicoli illuminano la loro strada, non è necessario, eppure abbiamo bisogno di portare questa luce per sentirci al sicuro. Questo ha più a che fare con il pensiero mitico e magico che non con quello scientifico, perché altrimenti ridurremo sicuramente almeno di 20 volte questa illuminazione. Anche la percezione dell'atmosfera respirabile non è corretta. Sono 50 km di atmosfera, ma in realtà quella respirabile sta sotto i 5.000 metri e già dai 3.500 in su molta gente fa fatica a respirare. È un velo questa roba qui e noi continuiamo a distruggere chi produce i gas che la formano. Tenete presente che abbiamo fatto fuori il 60% della copertura forestale del pianeta da quando siamo presenti qui e ci buttiamo dentro delle schifezze. Ma questa roba qui è poca, non è tanta come ci immaginiamo. Certo, guardando il cielo una giornata serena dove ce n'è per tutti. Vabbè, queste sono cose che conoscete. Ma per esempio una delle cose di cui non si ha percezione è se noi poniamo pari a 100 il totale dei mammiferi, noi siamo il 36%, il 60% è bestiame allevato, il 4% sono mammiferi selvatici, tra l'altro quasi tutti concentrati nelle poche aree in cui possono ancora, diciamo, vivere in qualche maniera tranquilli. Ci sono contraddizioni su questo, no? Perché noi abbiamo un problema qui dei mammiferi selvatici, abbiamo troppi cervi per dire, però vedete che sono troppi localmente, non sono troppi globalmente, e così vale per molte altre specie. Poi confidiamo sempre, noi preferiamo affidarci alla buona sorte, confidiamo che l'imprevedibile non avvenga. Invece l'imprevedibile è uno degli elementi dell'evoluzione della vita sul pianeta. Anzi, è, diciamo, uno degli elementi più rilevanti, perché se tutto fosse continuato come 60, 70 milioni di anni fa, semplicemente noi non ci saremmo. È grazie alle fratture che sono accadute, a quelle che noi nel testo chiamiamo le apocalissi, noi cristiani cattolici abbiamo una visione unica dell'apocalisse, la fine del mondo, ma le apocalissi sul pianeta sono sempre stati la fine per qualcuno e la nascita per qualcun altro. E quindi se la prossima caccia via noi dal pianeta, non state a credere che la vita qui finisce, anzi forse le altre specie viventi se la passano meglio, insomma, non è detto. Poi abbiamo una fiducia nella tecnologia che sfiora il fideismo. Non abbiamo una conoscenza scientifica delle cose, ci affidiamo con fede alla scienza, pensiamo che ogni problema ci sia una soluzione scientifica. Invece ci sono molte soluzioni scientifiche e tecnologiche ai problemi, ma ci sono anche problemi che la soluzione tecnologica e scientifica non ce l'hanno affatto e che non siamo in grado ancora di trovarla. Quindi badate bene, questo discorso qui non tende a considerare scienza e tecnologia come dei nemici, dipende dall'uso che se ne fa. In realtà è che la scienza e la tecnologia contemporanea sono asservite al profitto, non al benessere dell'umanità, almeno in gran parte, non tutta. Anche qui non facciamo ragionamenti manichei che non ci servono a niente e non costruiamo nuove ideologie che sono totalmente inutili. Ci serve una seria riflessione sul ritornare in equilibrio e sull'uso della scienza. Poi stiamo dentro un paradigma evolutivo che ci piace molto, e ci è piaciuto molto finora, e cioè il passato è ciò che è arretrato, ciò che è male, il presente è progresso, redenzione, capacità di affrontare i problemi, il futuro è la salvezza, il premio, la guarigione. Beh, insomma, questo paradigma qui non è affatto vero. È stato vero per un breve e limitato periodo di anni, ci abbiamo creduto per tanto tempo, è ora che ridiscutiamo e riflettiamo sull'aderenza alla realtà di questo paradigma, perché altrimenti rischiamo di subire molti danni.
Poi abbiamo un'etica di prossimità che non è più sufficiente. Qui c'è una bella riflessione di Hans Jonas che non riprendo. Vedete, noi al massimo ci prendiamo cura del nostro prossimo, quando va bene, quando siamo fortunati. Noi abbiamo bisogno di un'etica che non si prenda cura solo del prossimo, ma anche di chi sta lontano da noi. Perché ciò che accade in Cina, in un mercato di Wuhan, può venirci in casa poco dopo e sconvolgere la nostra esistenza. Quindi dobbiamo prenderci cura del nostro prossimo che sta anche lontano da noi. Poi ci dobbiamo prendere cura anche di chi non c'è ancora, e cioè dei posteri, e cioè sapere quando noi facciamo delle cose nel presente se questo creerà dei problemi a chi verrà dopo di noi. Ma non basta ancora. Dobbiamo prenderci carico e cura anche degli altri esseri viventi, perché la nostra potenza nello sconvolgere il mondo è tale che ci dovrebbe far assumere la responsabilità intanto di frenare, di rallentare, di essere più slow, entrando nel merito di questo incontro, ma soprattutto di prenderci le responsabilità che ci competono, avendo aumentato di molto la nostra potenza e il nostro potere. Vado a concludere, proprio perché altrimenti non la finisco più, altrimenti sì, ecco, esatto. E poi da ultimo, scambiamo l'abbondanza con la ricchezza. E qui ci sarebbe una riflessione da fare che rinviamo ad altra occasione, perché altrimenti non la finiamo più, ma pensare che essere sommersi da cose, avere sempre più cose a disposizione, sia automaticamente sinonimo di ricchezza, forse è un altro degli inganni del paradigma del malinteso modo di vedere il progresso. Anche perché, se andiamo a vedere, questo progresso non ha portato a una distribuzione più equa delle ricchezze, quelle che noi chiamiamo così. Badate, anche qui, se noi facciamo il calcolo degli ultimi 200 anni, per dire, è evidente che il miglioramento delle condizioni di vita in tutto il pianeta c'è stato. Non possiamo negare questa roba qui. Però è aumentata anche la nostra incapacità di garantire un maggiore equilibrio nella sua distribuzione. Vado a concludere. Noi nella realtà contemporanea ci sono due possibilità di valutazione estreme e perciò non adeguate. Una è quella degli apocalittici, che dicono: ah, ormai abbiamo fatto dei danni irreparabili, non possiamo più fare niente. E gli altri invece che dicono: ah, ma qua non c'è nessun problema, siamo pochi, ce la possiamo continuare a godere. Badate che questi due atteggiamenti qui sono due facce dello stesso modo di affrontare le questioni, e cioè l'irresponsabilità. Noi abbiamo capacità, conoscenze non del tutto sufficienti, ma adeguate per affrontare molto meglio i problemi che stiamo creando. Facciamolo invece che dire: ah, non c'è più niente da fare, oppure non serve fare niente perché tanto tutto andrà avanti come è sempre andato. Consideriamo che noi siamo una delle specie viventi, ma non siamo la più importante per la vita sul pianeta. Siamo le più importanti per la nostra vita, senza dubbio, ma non per la vita sul pianeta. Quindi dobbiamo trovare una nuova strada e non comportarci in modo infantile, come fa Alice nel Paese delle Meraviglie, alle domande del gatto, che vi lascio leggere e che non vi cito. Dobbiamo stabilire un nuovo obiettivo da raggiungere. Non è che dobbiamo stabilirlo, in realtà la comunità internazionale, con tutte le fatiche, l'ha già messo, perché l'insieme dei punti sullo sviluppo sostenibile che le Nazioni Unite e la comunità scientifica ha adottato è già una prima risposta in questo senso. Non è che manchiamo di visione, si tratta di essere coerenti con la stessa. Perché non dobbiamo né essere né apocalittici né indifferenti, ma perché altrimenti il risultato è sempre lo stesso. Questo è il problema. Invece noi dobbiamo cambiare modo di affrontare le questioni. Vi ringrazio molto per l'attenzione, spero di non aver sforato nel tempo e mi auguro che si possa magari scambiare quattro chiacchiere nel tempo che ci rimane. Grazie. Grazie a Diego Cazzon, grazie al professor Ferrini. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, se i nostri relatori hanno loro disponibilità e pazienza, ancora 10 minuti, se qualcuno in sala vuole fare domande possiamo attrezzarci con copri microfono eccetera, anti-Covid, se avete qualche domanda, da qualche curiosità. Le relazioni sono state estremamente interessanti, diverse ma anche vicine negli intendimenti. A Cittaslo devo dire
Noi troviamo questi linguaggi, pur diversi, ma i temi molto coerenti naturalmente. Slow nella lingua anglosassone è anche un'accezione negativa, no? Di ritardato quasi, più che lento. Ma noi siamo fieri e orgogliosi di questo ritardo, noi guardiamo al passato per andare verso il futuro. Uno degli slogan è Innovation by Tradition. Riconosciamo il passato, però siamo costruttori di alleanza con le nuove generazioni. Questo lo fanno i sindaci per primi, come decisori politici locali, ma poi ovviamente lo dovrebbero fare tutti i cittadini che si riconoscono in questi percorsi, che sono percorsi ideali, ma sono anche molto pratici, operativi, operazionali, direi. Nel senso che noi abbiamo bisogno di nuovi stili di vita a questo punto. Tutti coloro che dicono e che vogliono tornare alla famosa normalità di prima non hanno capito molto di quello che sta succedendo, temo. E purtroppo le città slow propongono proprio questo approccio, che è un progetto di qualità per costruire un futuro di qualità. Il futuro viene, ma potrebbe essere estremamente poco qualitativo, sia dal punto di vista ambientale che sociale, che ovviamente economico-sociale, dipende. Potrebbe invece essere una grande occasione queste crisi che cominciano a toccarci, sia quelle di carattere ambientale, no? Abbiamo parlato per 20 anni di crisi climatica, non è che abbiamo fatto granché nel frattempo. I sindaci delle città slow qualcosa hanno fatto e stanno continuando a fare, ma c'è molto da fare ancora. E questi ragionamenti del limite anche rispetto agli alberi e alla tenuta della forestazione planetaria la dicono lunga. Pensiamo a quello che sta succedendo nella monetizzazione dell'Amazzonia, appunto, che abbiamo considerato il polmone verde, ma il polmone verde ha dentro gli uomini, ha dentro un sistema, e se tutto il sistema attorno va nell'altra direzione fast, è difficile pensare in modo illusorio di conservare questo paradiso a disposizione delle future generazioni. Senza parlare poi della biodiversità, eh? Poi alberi vuol dire biodiversità, vuol dire medicina, principi attivi, vuol dire anche appunto salute psicofisica degli umani, di cui non abbiamo ancora accennato, ma il professor Ferrini ne accennava almeno all'interno delle metropoli. Qualcuno? Prego. Ti do un microfono stracoperto. Buonasera, Maurizio Conticelli, sono un dottore forestale in pensione e volevo rivolgere due domande ai nostri entrambi presentosi della realtà. Sì. Buonasera, mi chiamo Maurizio Conticelli. Funziona? Sì. Sono un dottore forestale in pensione. Volevo fare due domande ai nostri relatori. Una al professor Ferrini in merito al bosco verticale. Non ho sentito nessun riferimento a questa tipologia, non so se la considera troppo folcloristica o meno, però ecco, ha parlato di esperienze internazionali, abbiamo questa esperienza milanese molto particolare, volevo un suo commento riguardo a questo. E invece a Diego Casson volevo far presente che sono stato accusato nel passato di usare approcci troppo conservazionistici come dottore forestale, in realtà mi rivolgevo alla gestione di foreste pubbliche, ove ritenevo opportuno tale approccio, visto che la proprietà privata spingeva più sull'acceleratore da un punto di vista economico. Ciò detto, oggi però mi trovo in una posizione che mi vede abbastanza critico nei confronti dell'opinione pubblica, soprattutto della posizione del Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Beni Culturali, che con un approccio, secondo me, troppo ideologico, guardano al bosco come elemento di cui valorizzare l'aspetto eminentemente naturalistico, quindi viva il bosco, evoluzione naturale. Ecco, mi sembra questo una cosa che non posso condividere, e nelle parole che ha citato prima Casson, quando parlava della maggioranza che risiede nella metropoli, che in qualche maniera vuole imporre
regole a coloro che vivono nel territorio, mi sembra appunto che sia quella una felice sintesi su cui volevo un'ulteriore riflessione rispetto al dibattito che c'è a livello nazionale sul testo unico delle foreste e quello che ne consegue. Grazie. Sono io? Sì, sì. Allora, non ho trattato del bosco verticale per il semplice motivo che non ha nessun effetto nella gestione degli eccessi idrici, mentre le coperture vegetali pensili, i cosiddetti tetti verdi, hanno un effetto piuttosto importante su quella che è la regimazione delle precipitazioni, intercettandole su tutta la superficie e convogliandole molto più lentamente, filtrandole anche e convogliandole poi nel sistema fognario. Il bosco verticale non ha alcun effetto da questo punto di vista. Per quello non ho parlato. Io, diciamo, dal punto di vista estetico non ho niente da dire, è una realizzazione bellissima. Secondo me non è sostenibile né dal punto di vista ambientale, né economico, né sociale, perché chiaramente diciamo, è sostenibile, tra virgolette, dal punto di vista ambientale, non lo so, perché le energie e gli input sono enormi, non è sostenibile dal punto di vista economico, costa tantissimo, e non è sostenibile dal punto di vista sociale, perché è un verde, scusatemi l'accezione forse un po' politica, per ricchi. Nel senso, non è un verde che crea equità sociale, anzi acuisce le diseguità della nostra società. Per cui, fermo restando che io ho stima di Boeri, la trovo una cosa geniale dal punto di vista di quello che può essere una realizzazione architettonica, ma non credo che il futuro lo si possa cambiare mettendo le piante sui balconi, ma semmai lo si cambia mettendo le piante in terra e magari anche sui tetti. Penso di essere stato chiaro, no? Sì. Posso andare? Prego, prego, Cason. Sì, per quanto riguarda la seconda questione, guardate, io conosco bene il territorio dove opero normalmente. Qui il bosco è il bosco e anche le parti di foreste che ci sono il frutto di una cura secolare. Il fatto che la Regione Veneto da quasi 20 anni abbia abbandonato la propria struttura forestale ha prodotto un risultato, che è questo. Qui la proprietà dei boschi è di triplice natura: i privati, cioè le persone fisiche o giuridiche private, le regole, ovvero gli istituti di uso civico che gestiscono dei patrimoni di proprietà collettiva dei boschi, vale sia per il Bellunese che per le province di Trento, e anche per le province del Friuli, e i comuni. Il risultato dell'abbandono delle politiche forestali regionali è che i privati hanno abbandonato la cura dei propri boschi. I boschi erano deserti prima di Vaia da molto tempo. Chi se ne occupa sono le regole e in parte i comuni, con molte difficoltà i secondi perché hanno risorse, come sapete molto bene, limitate. La mancanza di della cura dei boschi, che sono boschi trasformati, alcuni di quali artificiali, non a caso sono boschi, ma abbiamo anche foreste qui ad evoluzione naturale, ma dentro alle quali l'evoluzione naturale viene monitorata, viene controllata, viene attentamente valutata. Abbiamo un paio di foreste ad evoluzione naturale. Vi assicuro che una foresta ad evoluzione naturale è tutta un'altra cosa del bosco. E molto spesso, soprattutto in bassa quota, i boschi lasciati alla loro evoluzione non sono boschi favorevoli per gli umani, non sono, soprattutto nella loro prima fase di evoluzione. È un bel caos, perché ci vogliono un bel po' d'anni prima che un bosco ridiventi foresta in equilibrio. E questa fase qui è una fase di grande difficoltà, diciamo così, di trovare l'equilibrio. Perché i boschi non è che li trovino in 5 secondi. Beh, insomma, un bosco cerca l'equilibrio in tutte le sue componenti. E nel rapporto tra uso delle risorse del sottosuolo, uso dell'energia solare e accesso alla luce del sole, trova il suo equilibrio, ma ci vuole tempo. I tempi delle politiche forestali non sono i tempi della politica tout court, sono molto più lunghi, e noi normalmente, se ragioniamo in termini di emergenza, non riusciamo a intervenire su questo. Quindi l'idea di lasciare il bosco alla sua evoluzione naturale per ripristinare la wilderness, secondo me, nella realtà contemporanea, soprattutto in Italia e nelle Alpi, è una sciocchezza formidabile, non ha proprio senso. Dall'altro lato, non è che tu puoi trasformare il bosco in una piantagione di pioppi, quindi ci vuole equilibrio tra le due cose. Certo, grazie. Altri? Prego.
a Betone Cutigliano, città Slo. A Betone la dice lunga anche già dal nome? Sì, esatto. Sono Marcello Danti, sono presidente del Consiglio Comunale di Abetone Cutigliano. Io non vivo lì oggi, ho vissuto in tutta Italia per motivi di lavoro in grandi città, però sono nato lì. Percepisco nella funzione pubblica che rivesto ora un grande contrasto, evidenziato anche da Diego Cason, fra la popolazione che vorrebbe sfruttare, passatemi questo termine, il bosco come ha sempre fatto, cioè andando nel bosco a cercare la legna, per esempio, ma non segando alberi, semplicemente raccogliendo quella caduta, quelli che chiamano i secconi, e pulendolo di fatto. E invece molti organismi, di cui soprattutto le guardie forestali, carabinieri forestali, che sanzionano anche in modo a volte un po' specioso, secondo me, chi taglia un albero che magari non andava tagliato. C'è un giusto equilibrio, appunto, si parlava di equilibrio. È difficile trovare un equilibrio, è vero. Ci vorrebbe un po' più di responsabilità da parte delle persone che magari, se lasci chiaramente gestire il bosco dai privati, quelli tirano giù finché gli conviene, non è che stanno a vedere che cosa succede domani al bosco, no? Non c'è questa cultura ancora. Però è anche vero che, perlomeno da noi, il bosco ha conquistato terreni che prima erano destinati a pascolo, quindi non c'è meno bosco, ce n'è molto più di prima. Bisogna vedere qual è la qualità di questo bosco, e questo non sono in grado di affrontarlo, questa tematica. Però trovare un equilibrio tra l'esigenza della popolazione di vivere il bosco, perché ci mangia col bosco, ci sono molti che lavorano nel bosco lassù. Mi viene in mente, quest'anno è il centenario della nascita di Zeno Conlo, grande sciatore che credo che tutti, forse i più giovani non se lo ricordano, ma chi è qualche anno di più sa benissimo che è stato uno dei più grandi campioni di sci. Lui faceva il boscaiolo, poi a scappatempo faceva anche lo sciatore. Però gente lassù che tradizionalmente lavora il bosco, quindi impedirgli di utilizzarlo, anche se in modo corretto e spesso applicando le regole in modo molto rigido, diventa un problema, diventa un brutto contrasto della popolazione con le autorità forestali. Questo credo che sia un tema da affrontare. Mi sembra che Diego Cason l'abbia compreso bene, anche avendoci studiato sopra. Non so come sarà possibile trovare un equilibrio effettivamente. Sì, cioè, ci sono altre domande, intanto che le raccogliamo, che dopo chiudiamo la sessione. Altre domande? No. Quindi dopo questa risposta potremo concludere, magari prima Casone, poi lasciamo la parola finale a Francesco Fiorini. Prego. Ma in linea generale, in Italia in generale, non ci sono mai stati tanti boschi così dalla prima metà dell'Ottocento. Quindi la crescita del bosco è un fatto innegabile. Il problema è che, intanto, il problema della qualità, questo sicuramente è uno degli aspetti, perché ovviamente sono le aree marginali, quelli tra pascolo e bosco, tra prato e bosco, che vedono l'ampliamento. Qui nelle zone montane del Friuli i boschi si sono ripresi praticamente di tutti i villaggi d'alta quota, quasi tutti i pascoli di media quota, quelli dove il vecchio modello alpino portava le greggi e le mandrie a pascolare salendo nella monticazione e discendendo, tutti quei boschi lì sono sostanzialmente, tutti quei pascoli lì sono sostanzialmente rioccupati, e quindi la crescita del bosco dal 2012 al 2017 è stata del 4-7%. Ora il problema è sempre il solito: se noi facciamo la statistica diciamo che boschi ce ne sono in abbondanza. No, ce ne sono in abbondanza laddove sono sempre stati, e ce ne sono sempre meno dove ce n'erano molti e ce n'erano pochi. E quindi qui il problema è molto semplice, e ve lo dico in modo banale per semplificare. Vedete, noi abbiamo un'attività, soprattutto qui in Veneto, ma anche in Trentino Alto Adige, in cui tutti i fondovalle sono dedicati alla produzione agricola industriale. Da una parte c'è i frutteti, l'altro il vino, il prosecco. Ora, se voi chiedete a un'istituzione di mettere a bosco, che ne so io, 5.000 ettari in pianura, trasformando coltivazione in bosco, vi dicono ma dobbiamo rinunciare a un valore di 400 euro a metro quadro, perché questo vale un vigneto DOC.
mentre in montagna a 2 euro a seminativo e a 80 centesimi a metro quadro il pascolo, quello è perfetto per metterci il bosco. Ma peccato che in entrambi i casi ci vivono delle persone lì e devono fare delle cose che non sempre possono fare se c'è il bosco. E quindi come la mettiamo questa roba qui? Ecco che l'atteggiamento che deve cambiare nei confronti degli ambienti, diciamo così, dove c'è maggiore biodiversità, non è una questione che riguarda solo le aree periferiche, ma che deve riguardare anche le città, le loro periferie e le altre aree del paese e del mondo intero, perché e non è una responsabilità che riguarda solo coloro che stanno vicino o dentro ai boschi, riguarda tutti. Certo, grazie. Ferrini, anche il ragionamento collegato alla cittadinanza attiva, perché queste scelte sia in città che fuori dalle città o nelle fasce periurbane di interplay, beh, potrebbero essere condotte meglio dal decisore politico se c'è un'interlocuzione anche con i cittadini, una cittadinanza attiva o più attiva. Non c'è dubbio. Io cito sempre, lo faccio praticamente di presentazione che mi capita di fare con bene, cito Don Puglisi, che sappiamo purtroppo che fine ha fatto, ma lui disse una volta e poi è stato ripreso anche recentemente, e disse: se ognuno di noi fa qualcosa insieme possiamo fare molto. Lo sto parafrasando, ma insomma il senso era questo. E Montesquieu invece disse, mi pare Montesquieu non vuole dire sciocchezze, e praticamente l'ignavia dei cittadini, del cittadino, è peggiore della tirannia del conquistatore. È chiaro che nessuno vuole un tirano, nessuno vuole un conquistatore, ma non vogliamo neanche essere ignavi. Il mio concittadino Dante, sapete che gli ignavi non li metteva neanche nell'inferno, li riteneva neanche meritevoli l'inferno. E aveva ragione, perché purtroppo per anni abbiamo agito con ignavia, cioè non abbiamo fatto neanche un pochino di quello che ci diceva Don Puglisi. Se invece un cittadino attivo, se fa qualcosa, io... veramente mi sono reso conto dell'importanza dei piccoli gesti da quando il mio comune fa raccolta differenziata. Io ho sempre differenziato anche precedentemente, ma avevo i cassonetti, quindi sotto casa o vicino a casa andavo e buttavo via. Ecco, da quando fa la raccolta differenziata mi sono accorto che gettiamo via l'indifferenziato un sacchettino che è come una borsettina da donna una volta a settimana. Invece gettiamo un sacco enorme di carta, siamo in quattro in famiglia, un sacco enorme di plastica e metallo, il vetro da un'altra parte, e l'organico buttiamo via quattro volte la settimana. Quindi vuol dire che se noi ci fossimo comportati 20, 30 o 40 anni fa, io sono stato negli Stati Uniti la prima volta nel 94 e già si faceva raccolta differenziata e mi sembrava una cosa incredibile a me, no? Magari gli Stati Uniti hanno fatto cose ben peggiori su altri settori, però almeno in quello erano tanto avanti. Ecco, appunto, nei piccoli gesti, se tutti partecipiamo e non come al solito aspettiamo che sia l'altro a fare qualcosa, forse potremmo realmente cambiare. Il problema è che mi sono distratto un attimo, guardavo un grafico del Corriere della Sera, oggi sono stati più di 10.000 contagi. Che era un grafico dell'acquisto di mascherine. A un certo punto abbiamo pensato che tutto fosse risolto, ma ce l'avevamo detto che ci sarebbe stata una seconda ondata in autunno, no? Non è che non ce l'hanno detto. Eppure c'è stato un crollo nell'acquisto di mascherine. Ora chiaramente sta risalendo perché ripercepiamo il pericolo. Ecco, non dobbiamo mai abbassare la guardia. Cioè, nel ciclo idrologico, io l'ho coniato che in Italia è un ciclo idroillogico. Perché ricordiamo i danni che ha fatto l'acqua dopo 3 giorni di sole o una settimana di sole, soprattutto ci ricordiamo dell'importanza di avere l'acqua quando magari in estate ci fa comodo andare al mare e quindi ci sia il sole. Ecco, purtroppo questo succede, andiamo nel panico quando c'è appunto l'emergenza e poi immediatamente ritorniamo al nostro stato di apatia, sonnolenza e di inazione. Ecco, purtroppo questo è il nostro male, non è facile, siamo forse anche geneticamente così, non io primo, però questo è. Ecco, mi piacerebbe che questa cittadinanza attiva non fosse solamente una piccola percentuale, ma fosse una grande percentuale, forse le cose cambierebbero, anche soprattutto nel mio settore.
Grazie, allora io ringrazio a nome di tutti, dei sindaci di Città Slo e dei presenti, grazie anche a voi, grazie ai nostri relatori Ferrini e Casson. Speriamo di vederci di persona il prossimo anno. Sì. La dedica purtroppo questa volta è andata una dedica, diciamo, parlavamo dei vostri libri, però prossimamente speriamo di aver la possibilità di incontrarci de viso, insomma, presto. No, speriamo. Tanto speriamo di arrivare vivi l'anno prossimo. Questo è già qualcosa, è già qualcosa. Questo è già qualcosa. Arrivederci. Grazie. Un saluto a tutti. Ciao. Grazie a tutti voi, a posto. Adesso c'è il concerto in Duomo per chi fosse interessato alle 6:30. 6:30 un concerto in Duomo offerto anche per i sindaci di Città Slo dall'amministrazione comunale.